È il simbolo di Taranto e l'orgoglio dei tarantini. È il ponte girevole che però ormai, data l'età, sta facendo i capricci. Spesso il complicato e potente meccanismo di rotazione si inceppa ed il ponte non si apre. Devono intervenire i tecnici per dare una bella spinta. Questa volta ci sono voluti 45 minuti prima che il canale navigabile fosse libero per il transito di nave San Marco, rientrata a Taranto in arsenale per manutenzione. San Marco è una delle tre unità anfibie della flotta italiana della Marina Militare e rientra dall'operazione Mare Nostrum, dove in questi mesi scorsi ha fronteggiato l'emergenza immigrati nello stretto di Sicilia per sorveglianza e assistenza ai profughi. Ascoltiamo il comandante, capitano di vascello Eugenio Zumpano. Il bilancio è estremamente positivo. Durante la nostra permanenza abbiamo salvato 4.737 persone. La missione ovviamente non si è fermata, c'è un'altra nave similare a questa che si chiama nave San Giusto che sta proseguendo nell'opera di salvataggio di queste vite umane.